sicuramente è una situazione che danneggerà il turismo, innanzitutto perché l'instabilità è un elemento sicuramente negativo per qualsiasi comparto economico, ma aggiungo che il turismo sarà colpito anche dalle ricadute economiche che avremo con questa caduta di governo. A questo si aggiunge che tutte le pratiche che erano in corso, quindi ad esempio il ristoro di quei famosi 39 milioni che non sono ancora stati distribuiti, piuttosto che le circolari INPS per la decontribuzione, piuttosto che tante altre richieste che avevamo impegni col governo, dovranno purtroppo probabilmente slittare in avanti. Ecco, questo vuol dire ricominciare un po' come nel gioco dell'oca da capo, perché ci sarà un nuovo governo, un nuovo ministero, sempre che rimarrà un ministero dedicato al turismo, ma dovremo ricominciare le negoziazioni e questo certamente non aiuta. Ma quello che più amareggia è proprio il fatto che il Paese, secondo noi, abbia fatto un grandissimo autogol a livello politico ed economico.